Allora, questa mattina iniziamo la diga, abbiamo rotto le scatole qua di Ivano Boscolbiero, qui nel bar in diga, anche questa mattina spettacolare, anche col vento, pieno di surfisti, e, insomma, di un turismo alternativo. Ci hanno detto che c'è qualche novità in corso. Buongiorno a tutti. Niente, abbiamo finito la stagione, abbiamo finito una buona stagione, ci prepariamo a tra un po' iniziamo i lavori di ristrutturazione del bar in diga per offrire alla città e ai turisti prossima stagione un bar nuovo. Quindi un nuovo investimento per Sottomarina, un investimento importante perché viene, da quello che sappiamo, viene proprio tabula rasa di tutto, ricominciato. Viene fatto il bar nuovo e proseguiamo per il nostro iter di rinnovo delle nostre strutture. Cerchiamo di fare il nostro meglio. Grazie. Bene, grazie a te. Grazie a te, ciao. Allora, abbiamo sempre la promozione branzini orate a 5,90 euro fino a esaurimento scorte. Questa mattina abbiamo le sardine a 3 euro e le gallinelle. E oltre a questo abbiamo anche gli astici nostrani, me lo tiri fuori per cortesia, ecco qua, bellissimi, ok? E quindi vi conviene venire di corsa alla CAM Pescheria con i saloni. Allora, continuiamo con quello che succede a Chioggia, così. Dalla diga ci devo mettere al riparo perché c'è un bel vento di bore, ci sono tanti surfisti e kite. E beh, la mattinata è iniziata, diciamo, con certo scompiglio, perché questa mattina alle 7.45 sotto il municipio sono intervenuti polizia, carabinieri, polizia locale e anche il pronto soccorso, perché una persona, purtroppo un'altra persona disagiata, un violento purtroppo, era sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio, era fuggito ed ha praticamente seminato scompiglio e anche un po' di paura proprio in centro Chioggia. È stato preso, è stato fermato ed è stato portato per lo soccorso a Chioggia, dove in questo momento alle 8.18 praticamente è lì, è scortato da tutta la polizia, sembra che sia una persona pericolosa. La notizia invece per quanto riguarda le frazioni, Sant'Anna, le poste di Sant'Anna da domani fino al 30 settembre saranno chiuse per il rinnovo, quindi i santananti si troveranno senza l'ufficio postale. Chissà se la posta arriverà puntuale o meno, visto che ci segnalano forti ritardi da molte settimane. È un'altra notiziola che ci giunge dal Gazzettino di questa mattina, che andremo poi a approfondire sempre in telegiornale, è appunto il boicottaggio, come proclama il Marino Masiero appunto dalle pagine del Gazzettino, che hanno ripreso un suo lungo post dove praticamente l'offshore non verrà più fatto a Chioggia. Bisogna dire che è un gran peccato che, come scrive nel suo lungo post su Facebook, praticamente la gara di motonautica, che è stata praticamente una sua idea, una sua iniziativa, non verrà più fatta a Chioggia, ma si sposterà presso quella marina famosa che... Gli approfondimenti poi continueranno nel telegiornale pomeriggio, ci saranno appunto sempre per quanto riguarda il Forte San Felice, che continuano le visite, poi c'è un festival chitarristico a Palazzo Grassi alle ore 21 e poi anche c'è un evento relativo alla vela al Circo Nautico di Chioggia. Vi ricordiamo sempre che manca sempre l'imbarcazione dei pompieri, che è stata portata ieri a Venezia, e quindi vi sollecitiamo a continuare a firmare la nostra raccolta firma che c'è su change.org e la trovate alla fine del messaggio WhatsApp con il link. Bastano pochi click e potete firmare. Ciao!